This is a tribute to beauty, a tribute to friendship, a tribute to a great artist, Igor Mitorai, made by his great friend Stefano Contini. And what we are going to read and let you listen to are his words. It was 1984 when we met for the first time. It was a very sunny day. And the sun has always illuminated our great friendship. By now, you're in the Olympus of art. And I asked myself, after Pompeii, where could you show your message of culture and humanity? How about if in the future we organize a beautiful exhibition in heaven? There's a small problem. You will be surely in paradise. I'm not sure if I can meet you there. It is as if one deprives the sun from those who deprive life of friendship. From the immortal gods we have received nothing more beautiful, nothing more pleasing than friendship. But if we flee from worries, we have to avoid virtues. That is why, above all, you see the righteous suffer for injustices, the courageous for cowardice, the moderates for excesses. Igor ha saputo plasmare le sue sculture. È vero, ispirandosi all'arte antica, però lui l'ha resa contemporanea. Lui l'ha fatta rivivere in chiave totalmente personalizzata. In più, aggiungerei che laddove si vede l'arte antica, le grandi sculture elleniche e romane, noi riscontriamo una cosa diversa in Mitorai. A lui ha saputo dare, a questa arte, alla sua arte, alle sue sculture, un senso erotico, un senso che ammalia e avvicina ulteriormente, incuriosisce ancora di più chi guarda i suoi capolavori. Mitorai era una persona molto attenta in tutto ciò che faceva, era meticoloso. A differenza di altri artisti, lui voleva fare in prima persona tutto e controllava tutto. Credo che la natura l'ha dotato di una serie di qualità irripetibili che l'hanno baciato, gli hanno dato la possibilità di realizzare questa bellezza in senso assoluto. If I give in to pleasure, I will also have to give in to pain, fatigue and poverty. Even ambition and anger take my energy. Indeed, I will be tormented by many passions. I aspire to freedom. I ask myself, what is freedom? An independence from everything, from any external circumstance, from any need. Io tutte le cose che lui ha fatto mi piacciono. Non ce n'è una che potrei dire non mi piace. Ci potrà essere qualche scultura che mi entusiasma meno, ma il suo messaggio sensuale,
della rappresentazione della figura esiste. Devo anche dire che ci sono molti cloni di Mitorai, tanti artisti hanno cercato di copiarlo, ma la delicatezza, la morbidezza dei tratti e l'espressione, la poesia che lui sa dare alle sue opere, la leggerezza, nessuno riuscirà a farlo, perché tutto questo si combina nel momento in cui ci sono delle alchimie che si compongono e solo lui rappresenta questo tipo di alchimia. Mitorai è stato il primo artista, e io confesso che ho avuto delle perplessità all'inizio, ma lui aveva ragione, a voler fare le mostre nei siti archeologici e nei musei archeologici. Un artista che ha il coraggio di poter esporre le proprie opere in tanta bellezza, prendiamo dei musei archeologici dove ci sono delle sculture di una fattura lirica e pulita e estremamente bella. Lui ha avuto il coraggio di sfidare quest'arte e rimanere sempre lui, cioè riconoscibile. Ha esaltato la sua maestria avvicinandosi all'arte antica e rimanendo riconoscibile. Questa è la grandezza dell'artista Mitorai. Mitorai, io lo ritengo uno degli uomini più belli che la natura ha avuto. Era esteticamente bellissimo, interiormente altrettanto bello. Come poteva un uomo con queste caratteristiche non rappresentare la bellezza? In tantissime sculture che lui ha fatto, è lui. È il suo autoritratto, la sua bocca, la sua espressione, la sua dolcezza. Quindi forse ha passato la sua vita a fare se stesso. Before thinking about changing the world, making revolutions, meditating new constitutions, establishing a new order, first and foremost, descend into your heart. Make order, harmony, and peace reign. Only after this, look for souls that resemble you and begin to move in friendship. Che l'artista racconta l'evoluzione della società, l'artista anticipa molto spesso le sofferenze o le gioie di una realtà, però
la bellezza paga sempre. E Mitorai, che è un artista astratto in certi casi, ma anche figurativo, o figurativo in certi casi astratto, rappresenta la bellezza, e la bellezza non stanca mai. Quindi Mitorai sarà un artista eterno, un artista che tra qualche anno sarà difficile trovare le sue cose, perché i collezionisti oggi più che mai si sono accorti della grandezza di questo uomo, e quindi Mitorai forever.